pezzo di storia della città. Pasquale Casillo per tutti era Don Pasquale, negli anni 90 il re del grano e della grana. 2000 miliardi di fatturato, a capo di un impero, migliaia di occupati, navi e aerei personali, è una galassia composta da una sessantina d'aziende. Tra queste, il Foggia Calcio, un fiore all'occhiello che lui trasformò nella squadra dei miracoli, che dalla Serie C conquistò la Serie A, trasformando lo Zaccheria in un Luna Park impazzito di gioia ed ubriaco delle bollicine che il calcio champagne di Zeman sprigionava. Don Pasquale è andato via. Stamane, alle 6.30, ha scelto di farlo quasi all'alba, un'alba che ha sempre amato, visto che a quell'ora di solito era già in uno dei bar nei pressi della sua abitazione di Viale di Vittorio. Originario di San Giuseppe Vesuviano, avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 15 di ottobre, ma è stato battuto da un male che si è rivelato incurabile, un male che è riuscito a sconfiggerlo, un'impresa che in pratica non era riuscita in precedenza a nessuno. Personaggio d'altri tempi Don Pasquale, vulcanico, schietto, senza peli sulla lingua, ma soprattutto buono e generoso, che ha conosciuto i sacrifici, poi la ricchezza e il benessere, e con essa il potere. Presidente di Assindustria di Foggia, è uomo considerato politicamente influente e sopravvissuto, nonostante tutto, anche ad una bufera giudiziaria che tuttavia dette il via alla fine dell'impero. Il 21 aprile del 1994 Don Pasquale viene arrestato, accuse infamanti, comincia l'Odissea. Un uomo potente, circondato sempre da tantissimi amici, veri e non, si ritrova improvvisamente solo. 13 anni dopo scopriranno che si erano sbagliati. Don Pasquale viene prosciolto, ma nel frattempo ha perso tutto. Gli restano solo gli affetti, almeno quelli, l'amore della moglie Anna, quello del figlio Gennarino e di pochi amici che mai lo hanno abbandonato. Don Pasquale era un uomo abituato a stare tra la gente. Davanti ai bar discuteva di tutto e con tutti, scambiava chiacchiere con chiunque gli capitasse a tiro. A me vogliono bene i poveri, ripeteva a chi lo avvicinava. Il rapporto con Foggia è stato di amore e di odio. La città, che da giovanissimo lo ha adottato, gli ha dato tanto, ma altrettanto gli ha tolto. Di lui da oggi restano solo i ricordi, un significativo pezzo di storia va via. Buon viaggio, Don Pasquale.